Questo attualmente è il mazzo anti-meta che preferisce il sottoscritto. Ma buongiorno cari miei, bentornati sempre qui al K, bentornati sempre qui sul canale. Oggi vi porto un mazzo che per l'appunto vede quella dinamica in cui andiamo a remare contro il meta che c'è attualmente. Sappiamo benissimo che è la settimana dei War Machine, è una carta veramente molto forte che straconsiglio nelle spot perché è veramente molto utile e molto duttile perché l'abbiamo visto che si può veramente fare la peggio roba, capito? Ma oggi la grande macchia da guerra è fuori dai nostri riflettori perché andiamo a vedere il mazzo che per l'appunto può andare in qualche modo a contrastare, a remare contro il meta attuale. Ovviamente ci tengo a fare i miei più sentiti complimenti ai ragazzi che ieri si sono beccati i tre codici nelle varie tipologie, no? Quindi vi consiglio sempre di iscrivervi al canale, di seguirmi in tutti i social per restare aggiornati nei prossimi codici che saranno ovviamente offerti a tutti voi. Quindi bando convenevole, andiamo a vedere subito il mazzettino di oggi che vede il ritorno, signori miei, del grandissimo Seracontrol, un mazzo che a me fa divertire veramente tanto, è un mazzo che ci permette di fare giocate in cui vanno a rendere la maggior parte dei game in qualche modo abbordabili, perché abbiamo parecchie tech card, abbiamo la Rogue, abbiamo Mobius, abbiamo Elsa Bloodstone, abbiamo anche Kitty Pryde in grado di swarmare con Opsummer il nostro mana, che è veramente molto importante per questo mazzo. Abbiamo un Cable goliartico, perché ovviamente metti che adocchiamo un mazzo particolare all'avversario, gli rubiamo una carta e siamo tutti molto più contenti. Metti che becchiamo un blob, quanto gli può fare male all'avversario. Poi abbiamo tutte le nostre carte che ci possono venire in evenienza per distruggere oppure per annichilire e resettare tutto quello che è il power dell'avversario, ovvero Shadow King e Shang. Niente, raga, andiamo a vedere. E vi dico solamente che per chi c'è stato ieri, sa benissimo che io ero a 8k. Sto mazzo mi ha fatto fare 2k. Io l'ho provato prima per assicurarmi che potesse funzionare. Quindi spero di non fare una figura di merda attualmente, perché sapete benissimo come possono andare i game The Marvel Snap. Imprevedibili, signori, imprevedibili, follie. Snowguard, ok. Ci sta Snowguard, sai. Io vorrei andare a prendere il Raft perché secondo me è una bella cosa prendere il Raft. Io che carta posso sacrificare io sul Vormir? Ovviamente Cable. Ovviamente Cable la posso sacrificare, certo che sì. Tabu. Bene. Complimenti, perfetto ragazzo. Bello. Bellissima la miss. Ok, Zabu, Snowguard, Miss Marvel, Loki, Collector, robe, praticamente. Base degli Avengers, Opsummer. Opsummer in qualche modo può essere interessante, ma io lo farei nella base degli Avengers. So che lui si chiuderà, ma so benissimo che lui si chiuderà. Oppure lui può pensare di fare il Falco. La giochiamo open, intanto qui. Mobius. Ok, perfetto. Guarda, noi ci abbiamo Rogue. Che famo? La vogliamo usufruire? Oppure vogliamo fare, che ne so, tipo Shadow King Jeff, la chiudiamo con la Miss. Teoricamente lui ci avrebbe roba da prendere il Raft, eh? Ci avrebbe roba. Ma teoricamente possiamo far pure così. Sì, teoricamente così va bene. Ok, Snowguard. Va bene, Snowguard. Va benissimo, Snowguard. Ora, cosa molto importante questa roba è andare a chiuderci e prenderci la carta del Raft. Guarda, potremmo andare a chiuderci pure con la Rogue. Potremmo andare a chiuderci pure con la Rogue. Prendiamo Mobius in qualche modo. Ah no, però la Rogue è vero, c'è Mobius. C'è Zabu e Mobius, quindi un po' merda. Se posso. E facciamo Gladiator? Magari? Io non so se sto ragazzo può avere Rogue. Io non lo so questo. Questo non mi è dato saperlo. Però guarda, Gladiator qui mi sembra una bellissima play da fa. C'è anche la miss da fare e ci prendiamo un sacco di mana. Guarda, io lo faccio, io mi chiudo. Io mi chiudo. Io la voglio tentare così, guarda. Rogue, bello! Bello così, guarda. Bellissimo così. Bellissima sta roba. Bellissima sta roba. Grande Gladiator, sei un mostro. Sei il mostro sacro. Ora. Ok, perfetto. Mo ci dobbiamo chiudere. Mo ci dobbiamo chiudere e dobbiamo. C'è Zola. Vabbè, sti cazzi. Nel senso. Vogliamo fare così? In qualche modo spalmiamo i punti il più possibile, no? Abbiamo molte giocate da fare.
Vediamo. Anche poi giustamente mi ricordo un ragazzo che ha chiesto, cioè nel senso come facessi io ad avere questi codici. E, ovviamente io non ve l'ho detto, sono stupido io perché ve lo devo dire. Cioè in pratica sono partner di Marvel Snap attualmente. E tipo da ieri, l'altro ieri sono diventato partner pure io. Ehi. Ok, dici tu hai buttato tutto al centro, frate, ma attualmente quella Hope Summer è stata buonissima, ma come il pane, frate. Primo win, primo centro del Sera Control senza usufruire di Sera. Cioè, avete visto, cioè nel senso questo mazzo va a giocare attorno a quello che è l'evenienza, attorno a quello che è il mazzo dell'avversario. Vedo, quindi ci vuole un po' di manualità a capire, ovviamente, i mazzi che si ha di fronte. Perché ovviamente devi in qualche modo giocare molto in play. Questa cosa è molto, cioè, è una cosa che io adoro. Cioè, non tanto perché non tanto succede, perché ovviamente devi avere un po' di skill. Certe volte prendo il cazzo, ma questi sono altri dettagli. E però, nel senso, i mazzi, quelli più conosciuti, alla fin fine si conoscono. Metti che l'avversario, che ne so, si gioca un Destroy con Thanos. Lì, vabbè, alzi le mani e dici: ok, allora, Asgard, Squirrel. Ok, allora, Squirrel vuol dire tutto, ma perché giochi la pixel? Ma gioca la base a sto punto, guarda qui. Mamma mia. Vabbè, Jeff può essere una bella chiave. Su dimensione oscura, potrebbe avere l'aiut il tizio? Zero, End, e poi Mu. Bella la variante. Gustosa la variante. Questa è dell'accento, questa è molto bella. Guarda. Faccio anche i complimenti, fratello. And Mobius? Potrebbe avere Mockingbird? Gli giochiamo attorno a Mockingbird? In qualche modo? Lui snappa, fratello. Lui snappa perché giustamente snappa. Vabbè, Mobius. Dai, giochiamo Mobius. Se riuscissimo a pescare due carte sarebbe veramente buona come cosa. Shanna. Martyr. X23, Watto. End. Dobbiamo capire. Lui può farmi Gazzarra, lui? Praticamente sì. Praticamente può farmi Gazzarra. Io farei Gladiator per il meme. Però pareggio. Ma anche se faccio Shadow King Maximus, pareggio. Vabbè, vediamo. Così non pesca neanche lui. Kyera. Si prende il più di energia che a lui non interessa minimamente, frate. A lui non interessa minimamente questa roba. Ora. Sera? Sera qui potrebbe essere Wart, però. Sera qui potrebbe essere molto Wart. Facciamo così. Lui c'è una carta lì. Ok, perfetto. E bisogna capire cosa gioca lui adesso. Guarda, io potrei benissimo mettere una Rogue qui in Predict. Perché sicuramente sarà qualche carta Hongguang tipo Blue Marvel Gazzar. Ok, e fino a qua non ci piove. Poi, sposti Jeff qui. Metti Elsa. Oddio, ma perché invece? Ma perché invece non ti sposti sul tuo location? No, sta roba stavo ragionando. Fai Rogue, fai Maximus, fai Elsa, fai. Questo penso che basti. E Shadow King. Penso che basti qui comunque. Proviamo. Ok, Blue Marvel. Vabbè, era sempre vinta, dai. Era sempre vinta. Era sempre vinta, però purtroppo la nube tossica mi persegue, dai, non c'è niente, frate, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Guarda, meno male che io non sono in live perché attualmente mi sarei girato una sigaretta grande quanto questa. Ok, posalo adesso, facciamo le cose per bene. E niente, frate, non puoi fare niente, quando c'è Dimensioni Sogni. Dimensione dei Sogni si chiama Star Location, non mi ricordo, vabbè, Dimensione qualcosa, c'è l'Aiot, perdi prio, ovviamente, quella, attacchi al cazzo, frate, non c'è niente, non c'è altra strada. Zabu, va bene, potremmo subito pensare di fare la rogue, ma ugualmente Zabu, utopia.
location. Che per carità è buono, eh. È buonissima sta roba. E vabbè, Elsa. Elsa per il meme qui. Visto che abbiamo settato Jeff, lui gioca Silk. Ok, questa roba, mi va molto bene questa roba. Cable. Guarda, io Cable te lo vorrei fare. Io vorrei fare anche Rogue, quindi non penso che lui abbia qualche altra carta ongoing. Non lo so. Non so se è affrettato. Non lo so se è affrettato. Proviamola. La K. Cerebro 5. È affrettato, vedi? Vedi che è affrettato, che ho sbagliato. Stavolta ho sbagliato. Ok, allora. Allora, lui è un cerebro. Ok, il cerebro come ci può fare male? Ovviamente Spider-Man su Mega Red, sicuro. Sicuro 100%. And... Non posso. Posso fargli fare nulla. Oppure io giocherei Shadow King qui. In qualche modo. Sì. Sì. Che lui giocherà lì. Ok, Polaris. Va bene. E Miles. E guarda, questo è un disastro, guarda, questo è un disastro. Questo è un disastro perché? Perché io devo fare Spider-Man qui per forza, cercare in qualche modo di toglierlo. Quel pazzo. Anzi, facciamo così, guarda. Facciamo Jeff qui. Maximus Spider-Man. Ma a sto punto va qui. E poi c'è la cap che si sposta, però. Poi c'è la cap che si sposta. Vabbè, proviamo così qua. Il Doom ha riempito tutto. Ha riempito tutto. Friendly neighborhood Spider-Man here. Vabbè, ma tralasciando Rogue, nel senso, lui gli è girato da Cristo. Cioè, tralasciando Rogue, che gli avrei preso Mega Red. Quei più tre non mi servivano un cazzo, fondamentalmente, perché... Perché sì, perché c'aveva tutto. C'aveva tutto, il ragazzo aveva settato pure... Boh, pure, non lo so, tutti gli Avengers aveva messo là dentro in qualche modo. Ha riempito tutte le location con Cerebro 5, cioè, insomma... Chiedeva? Ti abbracci. Ora sono proprio in down completamente. Perfetto. Chiedo, vogliamo smetterla ogni volta che io prendo il cazzo? Vabbè. Guarda, ci scommetto che adesso, guarda, io provo a fare sta roba. Io provo a fare sta roba, a prendermi in qualche modo... Cioè, la tento, Gladiator. La tento. La cap. Ok. Gli distruggi la carta? Ok. Ci abbiamo la Rogue. Molto buona la Rogue. Ci abbiamo il 5. Che ugualmente io la sera la terrei in qualche modo. Se posso. Lui che c'ha da fare adesso? Io farei Mobius. Per D. Anzi, ma buttiamo sera qua, va. Buttiamo sera qui. Cazzo, lui snappa. No, perché non mi fa annullare la giocata quando si snappa? È così oppure mi si è buggata la cosa? Sai che non lo so sta roba? Sai che sta roba non lo so? Fresca. Che carta dici? Perché? Perché Nico Minoru. Perché la Wasp che ovviamente via. Scomba tutto. E la Storm. Ok. Quindi turno 5 War Machine, no? Turno 5 War Machine. Molto buono che siete qui, quindi lui o c'ha la Rogue oppure non può giocare un cazzo. Ok, siamo tutti contenti di sta roba. Rogue qui. Rogue qui. Mobius qui. In qualche modo.
Lo vogliamo giocare? Cable? E ti ci dà qualcosa di interessante. Dov'è il mio Jeff? Dov'è il mio Jeff? Vabbè, frate, ha provato in qualche modo la magia con Legione. Provata. E ti è. Ora è tutto da vedere. Se lui c'ha Jeff e lo gioca è un conto. Ok, però altrimenti penso che concede. Non potevo snappargli, raga, non potevo snappargli perché altrimenti era palese la roba che c'avevo già. Era palesissima la roba. Vabbè, facciamoci l'ultima, anche perché io sono contento che attualmente, cioè, è quello che doveva fare l'antimeta, è questo qui. Cioè, il meta è quello. È quel mazzo lì. È War Machine, adesso. Sta spingendo di brutto quel maledetto di War Machine in tutti i mazzi possibili. Il più tossico è questo qui, ma se vogliamo dire tossico, perché alla fin fine Legione non si vedeva da una cifra, dai. E io sono contento che Legione ha ripreso a essere giocato all'interno di Snap. Poi, che la giocata sia un po' tossica, quello è un altro discorso, ok? Però ovviamente sappiamo benissimo che giocate tossiche ne possiamo trovare a bizzeffe. Ok, barone di sinistro va benissimo come roba, guarda. A me no. A me no, però. Upsummer. Upsummer subito, c'è la hot location, va bene, c'è Dagen. Un discard. È un discard, io mi immagino già un Dracula sulla barone di sinistro, l'ha vinto. Che gli vuoi dire? Guarda, facciamo una roba? Facciamo Upsummer Cable? Vediamo che cosa gli possiamo pescare? È Dracula. Dracula, frate. Dracula. Almo che è Dracula. Hai preso Dracula. Tu non sai che cosa gli hai fatto a sto ragazzo. Non sai che cosa gli hai fatto a sto ragazzo. Guarda, vogliamo fare subito Sera? Magari Sera dopo. Ora Mobius è molto bello. Mobius è veramente molto bello. Basta. Vogliamo settargli Dracula per il meme così capisce. No, no, che capisce. Non capisce niente. Non deve capire, frate. Non deve capire. E sì, dai, facciamo così. Blade scarta Apocalisse, ok. Apocalypse. La Rogue. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo la Rogue, no? Ma ce l'abbiamo. Siamo perfetti così. Allora, io mi aspetto che lui faccia Apocalisse al centro. A sto punto. E ma io farei Jeff, guarda, invece della Kitty Pride. Io farei Jeff, così poi me la posso anche gestire in maniera molto diversa. Modok. Lui scarta tutto, scarta Muramasa, scarta Wolverine. Gli vai al centro? No, gli va lì a fare tutto. Perfetto. 27 punti. Frate, io non c'ho Shang però, eh. Io non c'ho Shang in tutto ciò. Come la gestisco? Maledetto Elsa. Maledetta Elsa. Io come la gioco qua? È ingestibile. Non posso vincere, dai. Posso vincere perché qua faccio 17 punti. Non ci arrivo mai. Non ci arrivo mai io. Qui ok. Ma neanche. Cioè nel senso no. Qui è buono. Qui è buono volendo. Ma lui farà Apocalisse qui 100%. Farà Apocalisse lì 100%. Io perdo qui. Avessi avuto Shang avrei potuto vincere. Quindi potete ben capire che ovviamente sì, il mazzo è forte. Il mazzo viene incontro all'evenienza di ogni
game, ma poi se becchi il mazzo, questo è un altro discorso. Qui vai, te la scambi ed è sempre un retreat. Capito? Però il mazzo è veramente molto forte, boh. Se stai cercando un mazzo anti-meta, io ve lo consiglio caldamente questo Sera Control, perché è in grado di essere molto volubile. Cioè, sì, anche perché poi avete visto quel cable lì messo, che dici tu che cazzo ci fa cable, alla fin fine, cioè, in questo caso, ha fatto prendere Dracula, che è importantissimo per il discard. Comunque vi aspetto stasera in live, ragazzuoli. Ci vediamo dopo. Bella.